che ricevo costantemente richieste da parte di aziende e le richieste sono superiori alle persone che abbiamo disponibili. Per cui, diciamo, se uno vuole fare questa scelta nell'ottica di avere non solo di avere una cosa che gli interessa fare, ma anche nell'ottica poi di prospettiva di lavoro, sicuramente è una scelta vincente. Quali opportunità offre? Le opportunità lavorative sono molto vaste perché le competenze che vengono date nell'ingegneria e nella matematica riguardano vari aspetti. Per l'ingegneria, quelli che sono gli aspetti di ingegneria dell'informazione, cioè l'elettronica, le telecomunicazioni, l'informatica, l'automazione e la gestione aziendale. E dall'altra parte c'è la matematica e la connotazione che abbiamo qui a Siena è di matematica applicata, quindi matematica a sbocco di applicazioni. Giusto per darvi un quadro di quali sono le opportunità lavorative, qui trovate un diagramma, diciamo, in cui sono state messe delle parole chiave di cosa un ingegnere o un matematico può fare e dove, come vedete, dove. La collocazione è abbastanza trasversale, che sparta l'industria, piccole e medie imprese, sono in realtà principali in Italia, libera professione, scuola, università, e anche pubblica amministrazione. I nostri studenti sono tutti collocati a un anno massimo dalla laurea, tutti intendo buona parte. Il tipo di attività che vengono fatte riguardano progettazione, risoluzione, sono diciamo le caratteristiche principali che vengono date in questi corsi con pretta costruzione della figura ingegneristica e matematica, quindi la capacità di risolvere problemi, la capacità di modellare problemi e ambienti, la capacità anche di gestire cose o persone, gestire processi e anche di insegnare, chiaramente. Ecco, per dare un'idea, chiaramente per capire qual è la peculiarità di Siena, uno deve guardare non solo il percorso che c'è, quello che uno intraprende, diciamo, all'inizio dell'università, cioè la laurea triennale, ma anche guardare cosa c'è come offerta nelle lauree magistrali, perché sono quelle, i contenuti delle lauree magistrali sono quelle che differenziano un po' più le università in Italia. E allora, se andate a vedere poi velocemente ve l'elenco. Qua una laurea magistrale, per esempio, in Artificial Intelligence Automation Engineering, la robotica e l'intelligenza artificiale, un po' lo sentite tutte le sere al telegiornale, sono due settori molto caldi in questo periodo in cui ci sono innovazione, tanto che si parla di una nuova rivoluzione industriale nell'ambito della società. E chiaramente a Siena c'è una forte competenza sia nell'automazione che nella artificial intelligence, tanto che ha portato appunto alla creazione di una laurea magistrale focalizzata su questi temi. Dall'altra parte l'elettronica e le telecomunicazioni sono due altri settori di altissima importanza ad oggi. Pensate alle telecomunicazioni, alla rete internet, alla trasmissione digitale, l'elettronica poi la base di tutti i dispositivi che ormai uno usa, e anche qui abbiamo un corso di laurea magistrale in elettronica e telecomunicazioni che appunto vi dà la possibilità di acquisire competenze un po' nei settori che vedete rappresentati in questa slide. L'altro aspetto, viceversa, peculiare di Siena è l'engineering management, quindi la gestione aziendale dal punto di vista ingegneristico, e quindi una formazione che porta a avere competenze nell'ottimizzazione dei processi, ottimizzazione della produzione e nella gestione dei servizi in varie possono essere applicate a varie realtà, tipo le aziende sanitarie. Nella sanità, ora vedete, è un tema caldo, vista la pandemia, riuscire a ottimizzare ospedali, posti letto e così via, per esempio, è un problema importante. Infine, la matematica, che ha una connotazione, appunto, come dicevo, applicata, soprattutto legata alla modellazione di sistemi complessi. Un'altra keyword che è abbastanza attuale è quella della data science, questo perché ormai attraverso la rete, attraverso la raccolta dati, sono disponibili talmente tanti dati che una persona non riuscirebbe a analizzarli e quindi stanno acquisendo sempre più importanza le tecnologie e i metodi che permettono l'analisi automatica dei dati. Allora, per chiudere, vi faccio, perché non volevo essere molto breve, quali sono i corsi di studio nella nostra offerta formativa.
Lauree triennali, ingegneria gestionale, appunto più orientata alla gestione ingegneristica aziendale, matematica, ingegneria informatica e informazione, che è un corso all'interno del quale sono presenti quattro curriculum che permettono di approfondire poi le quattro tematiche principali: elettronica, sistemi automazioni, sistemi informatici e telecomunicazioni. E queste lauree permettono l'accesso alle lauree magistrali, biennali, successive, che sono offerte in inglese. Quindi noi abbiamo adottato, insomma, fatta questa scelta perché ha aperto parecchio il respiro, insomma, di queste lauree. Si iscrivono anche studenti un po' da tutto il mondo, che sono appunto queste lauree, un naturale sblocco delle lauree triennali. Quindi, Engineering Management per Ingegneria Gestionale, Applied Mathematics per Matematica, Artificial Intelligence Automation Engineering e l'altra magistrale Electronic Communication Engineering per Ingegneria Informatica e Informazione, anche se è possibile comunque fare un percorso cross, nel senso che abbiamo studenti che se frequentano la laurea Ingegneria Gestionale, poi per esempio decidono di iscriversi a Artificial Intelligence Automation Engineering perché, per esempio, tutte e tre le lauree danno comunque competenze di base che sono sufficienti a iscriversi a una delle nostre magistrali. Infine, giusto per completare il quadro, il terzo livello di istruzione universitaria è quello del dottorato di ricerca, e noi a Siena, sede a Siena, abbiamo un dottorato in Information Engineering and Science. Ecco, l'altra cosa fondamentale dell'università, lo vedrete con queste tre lezioni magistrali, è che l'università è un ente che non solo è deputato alla formazione, ma anche alla ricerca. E questo è fondamentale per tutti i professori. Noi professori dell'università non solo insegniamo, ma facciamo ricerca, e quindi abbiamo modo di trasferire alle nuove generazioni non cose che stanno tutte nei libri, ma anche cose nuove che facciamo noi stessi, insomma. E qui c'è un quadro appunto delle aree principali di ricerca, quindi aree che riguardano la matematica sotto diversi aspetti, la computer science, quindi settori dell'ingegneria informatica, sistemi di controllo, e le telecomunicazioni, l'elettronica, l'elettromagnetismo e l'ingegneria elettrica. Ecco, una cosa importante nella valutazione anche dell'università, soprattutto queste tecnologiche, sono i rapporti che hanno con il mondo del lavoro. Ecco, il nostro dipartimento ha, questo forse lo rende un po' più chiaro, una serie di collaborazioni con molte aziende attraverso sia la didattica, contatti con la didattica, stage, tirocini, sia attraverso collaborazioni come contratti o progetti di ricerca. Quindi io appunto concludo qua, è stato giusto una carrellata molto veloce. Avete però i riferimenti se siete interessati ai siti dell'orientamento, un po' vi danno i dettagli principali sulle nostre corsi di studio e sulla nostra sede. Purtroppo ora siamo in teleconferenza, però se vi capita, siete interessati, vi invito a visitarla perché è una sede molto bella, insomma, è nuova, insomma, quindi con laboratori, con aule attrezzate, insomma, è una serie di servizi come tutta l'Università di Siena, insomma, per gli studenti. Ecco, io concludo qua, tolgo anche la condivisione dello schermo, e niente, Ginetta, io lascerei la parola ai colleghi che hanno modo appunto di dare quest'idea su tematiche, insomma, che sono abbastanza all'avanguardia e che vengono affrontate nei nostri corsi di studio. Se abbiamo a questo punto Stefano Melacci. Ecco, Io vi saluto perché purtroppo ho un altro impegno, comunque grazie. devo andare a... Grazie Ok, saluto a tutti e bocca al Marco, a lupo per il presto. proseguimento degli studi. Arrivederci. Grazie. Allora, io condividerei a questo punto il mio di schermo. Se... Oh, eccolo qua. Mi sentite? Sì, Ok. sentiamo. Allora, dunque, intanto che apro tutto,
In modalità, ok, full screen, io mi presento un attimo velocemente. Mi confermate che vedete la slide, solo per essere sicuri che tutto sia. Vediamo, sì. Perfetto, perfetto, grazie. Dunque, io sono appunto Stefano Melacci, sono un professore associato del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Mi occupo come attività di ricerca di una di queste, lavoro in una delle aree che ha introdotto poco fa il professor Maggini, particolare quella che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, e all'interno di questo grande ombrello dell'intelligenza artificiale vorrei parlarvi di ciò che vedete adesso nello schermo, quindi di reti neurali, in particolare strizzando l'occhio a uno scenario concreto che spero possa un po' stuzzicare la vostra curiosità, che il nostro smartphone diventa capace di imparare. Allora, perché questa scelta? Perché ovviamente se chiedessi a facessi una statistica con tutti voi che mi state ascoltando, vi chiedessi quanti di voi hanno uno smartphone, non credo che verrebbe fuori una statistica, come dire, misera. Penso che la maggior parte di voi ad oggi abbia uno smartphone o comunque sia venuto a contatto con uno smartphone, al punto che questi dispositivi fanno parte integrante della nostra vita, nel bene o nel male. Però diciamo che ormai è diventato piuttosto naturale avere in mano un dispositivo che, essendo smart, ha una serie di caratteristiche multimediali molto, molto interessanti. Ora, come dire, ai miei tempi, i primi cellulari, vedete i capelli bianchi, ma avevano il solo scopo di riuscire a telefonare, al massimo inviare un SMS. Telefonare era lo scopo principale di un dispositivo mobile dedicato alla telefonia, appunto. Adesso, quando parliamo di smartphone, invece la capacità che hanno inevitabilmente di continuare a poter telefonare è diventato soltanto uno dei modi di utilizzarli, forse neanche quello più comune. Di fatto noi usiamo il nostro smartphone per scambiare una grossa quantità di informazioni. Dico scambiare perché sia sono informazioni che noi diamo allo smartphone, sia cose che otteniamo indietro. A che cosa mi riferisco? Pensiamo ad esempio a quando inviamo un messaggio vocale ad un amico, quando inviamo un video ad un amico, quando registriamo un video usando la telecamera del nostro smartphone. Sono tutte informazioni che noi diamo al nostro smartphone, l'informazione che acquisisce con la sua telecamera, l'informazione che acquisisce con il microfono, ma anche le informazioni sulla posizione, su rotazioni, su accelerazioni, insomma, ci sono diverse categorie di informazioni, diverse tipologie di informazioni che noi forniamo al nostro smartphone e lui a sua volta fornisce a noi delle informazioni sotto forma di audio, video, vibrazione, eccetera, eccetera. Non solo questo, il nostro smartphone è in grado di memorizzare dei dati, insomma, se voi scattate una foto o registrate un video, questo di fatto viene memorizzato all'interno del vostro smartphone, non vi dico niente che non sapete già ben meglio di me. Potete anche scambiare dati verso la rete, quindi vedete che c'è un flusso di informazioni multimediali molto, molto denso, anche eterogeneo per tipologia, che però caratterizza la nostra vita quotidiana. Ora, pensiamo però, facciamo un passo un pochettino più dettagliato all'interno di questo smartphone. Se voi immaginate di aprirlo virtualmente, ora non lo dovete fare. Di aprire il vostro smartphone o di aprire un portatile, un computer portatile o un computer anche di quelli desktop che magari avete sul tavolo a casa o anche un tablet, all'interno troverete una vasta gamma di componenti elettronici che, come dire, hanno dimensioni diverse, eccetera, però hanno una struttura analoga al variare dei dispositivi. Ora, questo significa che in qualche modo tutto ciò che ho elencato, smartphone, tablet, computer di vario tipo, condividono un'organizzazione interna che è essenzialmente analoga. Perché vi dico questo? Perché di fatto quello che il nostro smartphone è in grado di fare quando esce dalla fabbrica, come il vostro computer, come un tablet, è una cosa sola, dal punto di vista più elementare. Sa fare dei calcoli e lo sa fare in maniera molto rapida. Lui è costruito per fare questo. Ora, qui vedete non so, un calcolo scelto a caso, non perché sia l'esempio emblematico. Pensate anche a delle moltiplicazioni con numeri grandi, eccetera. Quanto ci mettiamo noi umani, a fare queste operazioni? Beh, se sono numeri parecchio grandi, dobbiamo prendere un pezzo di carta, ci mettiamo lì, svolgiamo i calcoli, richiede del tempo.
Quanto ci mette il nostro smartphone? Ci mette una frazione di secondo, una piccolissima frazione di secondo, perché è ciò che sa fare, e lo sa fare bene. Ora, adesso però, come dire, ruotiamo l'occhio su un altro tipo di situazione, qualcosa che magari vi aggancia di più all'esperienza quotidiana che avete con uno smartphone. Immaginate di scattare una foto, di chiedere allo smartphone di sfocarla o di cambiare l'illuminazione, come vedete qua nel caso del mio gatto, tra l'altro. Lo smartphone non fa altro che eseguire operazioni matematiche. Sfocare un'immagine vuol dire eseguire dei calcoli, valutare fisicamente delle espressioni di tipo matematico, niente di più. Come del resto anche variare l'illuminazione di una foto. Per il vostro smartphone questa immagine del gatto non è nient'altro che un insieme di piccoli puntolini colorati, uno di fianco all'altro, dove il colore non è nient'altro che un numero. Ok? Quindi alla fine stiamo sempre parlando di numeri e operazioni tra numeri, anche se sfochiamo un'immagine o ne cambiamo l'illuminazione. Il fatto che poi voi umani, mi ci includo anch'io, se noi la vediamo essenzialmente come un'immagine, è solo il risultato di un processo di visualizzazione sul display dello smartphone, ma per lui sono solo numeri e calcoli. Ora però pensiamo al problema della percezione. Percepire il mondo e riconoscere oggetti, riconoscere categorie di oggetti o di qualsiasi cosa che compaia in una foto, ad esempio qui nel gatto dire, sono solo degli esempi, dire che questa foto si tratta della foto di un gatto, problema banale per noi umani, ciascuno di voi potrebbe rispondere in un attimo, vi faccio vedere questa foto, mi dite, è un gatto, è banale, dove sono le orecchie del gatto, sicuramente siete in grado di indicarle in una frazione di secondo, appunto. Però il vostro smartphone non sa cos'è un gatto, non sa cosa sono le orecchie, per lui risolvere questo problema, cioè localizzare le orecchie o dire che si tratta di un gatto, è un problema molto complicato, perché lui lo deve ricondurre sempre ad un insieme di calcoli. Ora, pensate anche al caso della voce, questo che dico vale anche per l'audio. Pensate a un audio che vi viene inviato via WhatsApp. Voi lo ascoltate, sapete dire di chi si parla, chi è che sta parlando, scusatemi, qui si parla di un certo Mario, sapete dire anche qual è l'oggetto della discussione, se si sta parlando di una vacanza o di qualcosa da fare la sera o qualsiasi altra tematica. Per voi è banale, ma adesso chiediamolo al vostro smartphone di capire qual è il tema della discussione, come dire, trattata all'interno di un audio. Ora, per il vostro smartphone è banale, ad esempio, accelerare la riproduzione di un audio o rallentarla. Se usate WhatsApp avete presente di cosa parlo, però capire chi è che sta parlando o di cosa si sta parlando, questa è una cosa che il vostro smartphone, per come esce dalla fabbrica, ha più difficoltà a fare. Perché il punto è che lui deve ricondurre, ve lo dicevo prima, tutto ad un insieme di calcoli, di operazioni. Ma quali sono i calcoli che, data questa foto del gatto, consentono effettivamente di stabilire che si tratta di un gatto? Io non ve lo so dire, e francamente credo nessuno ve lo sa dire. Il punto è che riuscire a trasformare un fenomeno cognitivo in un insieme di calcoli è una procedura che difficilmente riusciamo a risolvere in maniera fredda, diretta. Allora è lì che in qualche modo tocchiamo il tema, come dire, di interesse anche di questa piccola lezione. Possiamo pensare di rendere il nostro smartphone capace di imparare. Chiaramente invece di cercare noi di stabilire quali sono i calcoli che consentono di stabilire che in un gatto c'è una foto, è più semplice dare degli esempi di foto al nostro smartphone, fornirgli delle foto e dirgli esplicitamente, guarda, queste sono foto di un gatto. Quindi dargli degli esempi, centinaia, migliaia, e a quel punto lasciare che sia lo smartphone, osservando questi esempi, a stabilire automaticamente, in maniera completamente autonoma, quali sono i calcoli che lui deve fare per arrivare alla conclusione che si tratta di gatti. Quindi non siamo noi che stabiliamo i calcoli che lui deve fare, ma è lo smartphone che lo stabilisce in maniera autonoma, osservando tonnellate di esempi. Quindi questa è una forma, ovviamente, per certi punti di vista rudimentale, ma di capacità di apprendimento. Siamo finiti all'interno del mondo che vi ho, come dire, menzionato all'inizio della mia presentazione, dell'intelligenza artificiale, che è un'area di ricerca molto, molto calda al giorno d'oggi, che include tutta una serie di approcci, metodi che hanno a che fare col cercare di riprodurre dei comportamenti che possiamo dei processi anche cognitivi di alto livello, comunque dei processi decisionali, tra cui, all'interno di macchine intendo, tra cui anche la capacità di imparare,
Quindi se noi parliamo di trasformare uno smartphone in qualcosa che impara, siamo all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale. Ora, ovviamente l'attività di ricerca in questo mondo è, come dire, è molto, molto attiva, stiamo parlando di un mondo molto vasto. Noi adesso ci chiudiamo in un intervallo, in un punto di vista diciamo un pochettino più polarizzato, sempre dentro al mondo dell'intelligenza artificiale, parliamo di reti neurali, che è la parola chiave nel titolo di questa presentazione. Allora, una rete neurale è un modello matematico che ricade all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, che in maniera molto banalizzata ai fini di questa presentazione è in grado di imparare come fare dei calcoli osservando una serie di esempi. Quindi alla fine è un modello matematico, quindi qualcosa che sì, è basato su calcoli, soltanto che ha la capacità di stabilire in maniera autonoma quali sono i calcoli da fare per raggiungere un certo obiettivo. Nel nostro caso l'obiettivo è, osservando la foto del gatto, dire che si tratta di un gatto. In questo disegnetto a sinistra vedete una rappresentazione grafica di una rete neurale, ma niente che ha a che fare, come dire, soltanto un'illustrazione. Immaginatela come un insieme di piccole unità elementari, che sono questi cerchietti che si chiamano neuroni, connessi tra di loro, dove queste connessioni trasportano dei numeri e ognuno di questi cerchietti fa dei calcoli, e alla fine da questa rete di connessioni, osservando la foto del gatto, si riesce a stabilire appunto che si tratta di tale animale. Ora, questo non ha necessariamente una controparte diretta nel nostro cervello, queste unità si chiamano neuroni perché c'è una vaga ispirazione alle unità elementari del nostro cervello, però una rete neurale non nasce come una riproduzione del cervello umano. Il punto è che è qualcosa che impara a fare calcoli guardando degli esempi, ed è qualcosa che si può realizzare in qualsiasi dispositivo che sia bravo a fare calcoli. E se torniamo al punto di partenza di questa discussione, appunto di poco fa, abbiamo effettivamente constatato che il nostro smartphone è molto bravo a fare calcoli velocemente. Quindi, come dire, dal matrimonio tra reti neurali e smartphone possiamo riuscire a costruire un dispositivo che è in grado appunto di imparare in maniera molto efficace, in maniera anche rapida. Quindi le reti neurali sono un modo per riuscire a fornire al nostro smartphone la capacità di imparare a prendere delle decisioni osservando degli esempi. Vi faccio vedere brevemente un video registrato proprio da uno smartphone messo in orizzontale nel nostro laboratorio qualche anno fa, a dire il vero, l'ha realizzato un nostro studente. In questo video vedete che c'è la scena che si muove, ci sono una serie di rettangoli colorati, lo fermo un attimo con una piccola etichetta, questi rettangoli identificano gli oggetti che il nostro smartphone ha riconosciuto all'interno della scena osservata, e l'etichetta dice la categoria dell'oggetto. Ad esempio c'è un laptop, qui un portatile, c'è anche un mouse, in alto a destra c'è una sedia, e a volte questo comporta anche fare ovviamente degli errori, non è perfetto, però il punto è che questo smartphone che state vedendo sa fare queste predizioni. Provo a far riandare il video sperando che si veda bene, grazie al fatto che al suo interno ha una rete neurale che gli ha consentito di imparare come riconoscere gli oggetti. Vedete, qui riconosce le sedie girevoli, non sempre tutte, però ha acquisito la capacità di capire dov'è una sedia e cos'è una sedia girevole perché gli abbiamo fornito tantissimi esempi. E dopo che lui ha finito questo processo di apprendimento, è stato in grado di riuscire a riconoscere gli oggetti in questione in tempo reale, in una scena osservata proprio attraverso l'occhio dello smartphone stesso, grazie appunto alle reti neurali. Ora, per concludere, com'è che questo si raccorda al mondo del lavoro? L'intelligenza artificiale e soprattutto le reti neurali sono parte di quella rivoluzione industriale di cui vi parlava il professor Maggini all'inizio di questo evento. Molte aziende cercano esperti di queste tematiche. Pensate alle applicazioni, per farvi capire che sono cose che ricadono un po' ovunque, pensate alle applicazioni che usate nel vostro smartphone, ciò che serve per sbloccare il telefono con il vostro volto. Come fa lo smartphone a capire che siete voi? Ha dietro un meccanismo che appartiene al mondo dell'intelligenza artificiale. Come fa il vostro smartphone quando gli dite di inviare un messaggio, glielo dite con la voce, a capire questo comando dalla voce? Utilizza tecniche in linea con quello di cui vi ho parlato oggi.
Avrete tutti usato queste app che trasformano il volto di una persona nella persona anziana o maschio, femmina e così via. Utilizzano reti neurali in maniera pesante e il modo in cui si trasforma una persona in una persona anziana, beh, è stata la rete neurale che ha imparato a capire come si fa. E capite bene che descrivere a mano i calcoli per ottenere quel risultato è una sfida persa in partenza. Ma anche veicoli a guida autonoma, sicurezza, videogiochi, insomma, c'è un grande mondo. Il professor Maggini vi ha raccontato un po' qual è l'offerta didattica. Io qui vi faccio vedere un estratto di quell'offerta di prima, che va diretto verso le tematiche di cui vi ho parlato oggi, ma non è l'unico, avete visto che l'offerta didattica è ampia. Però chi segue un percorso di questo tipo, con una laurea triennale in Ingegneria Informatica e delle Informazioni, una laurea magistrale in Artificial Intelligence and Automation Engineering, poi si trova a affrontare dei corsi che trattano proprio di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e reti neurali, sono io il docente che tiene il corso di reti neurali, e tanti altri comunque di interesse. Ora io vi ringrazio qua per l'attenzione, vi lascio un link nello schermo, poi lo trovate anche cercando su Google Scilab, che è il Siena Artificial Intelligence Lab, è il nostro laboratorio di intelligenza artificiale, perché appunto vi è stato detto prima, i professori fanno ricerca, quindi lavorano nei laboratori, non è solo insegnare il loro come dire, è obiettivo quotidiano. Potete andare a guardarlo per vedere anche delle demo che vanno oltre ciò che vi ho fatto vedere oggi, per incuriosirvi, e se volete sapere un po' di più di ciò che facciamo nei nostri laboratori, fermo restando che insomma l'invito a visitarli di persona è qualcosa che è sempre valido. Dunque io ho concluso qua, fermerei la condivisione dello schermo e direi che passo la parola ai colleghi. Sì. Credo sia forse previsto sì, l'intervento di Tommaso, non so se... Sì, mi sentite? Sì, prego. Va bene, grazie Stefano. Allora, anche io allora condivido lo schermo. Ecco, vedete la presentazione? Sì, è visibile, grazie. Grazie. Allora, buongiorno, io sono Tommaso Addab, sono professore associato di elettronica e sono membro del gruppo di ricerca di elettronica e misure elettroniche del nostro dipartimento. La presentazione che mi ha preceduto di Stefano, che ringrazio, vi ha introdotto un po' ad alcune delle applicazioni dell'intelligenza artificiale che rappresenta uno dei più recenti impulsi tecnologici che sono stati introdotti dalla cosiddetta rivoluzione digitale, che negli ultimi 40 anni ha penetrato tutti i settori delle attività umane, introducendo paradigmi organizzativi e tecnologici fondamentali, in continua evoluzione peraltro ed espansione come vediamo, e che stanno modificando il modo in cui lavoriamo, il modo con cui facciamo scuola, come ci divertiamo o anche come ad esempio facciamo oggi noi, come interagiamo o come in generale l'uomo interagisce con l'ambiente. Quali opportunità offrirà questo processo innovativo fra 5-10 anni ai giovani matematici ed ingegneri? Ecco, nel contesto tecnologico della rivoluzione digitale sono identificabili dei grandi capitoli che peraltro fra di loro sono fortemente connessi. Uno di questi è sicuramente l'Internet of Things o l'Internet delle cose, ovvero un modello tecnologico in cui le funzionalità della rete, di internet, quindi, sono estese al mondo degli oggetti e dei luoghi. Stiamo andando verso una realtà che si appoggerà in modo sempre più denso e profondo all'interconnessione di persone e sistemi attraverso una distribuzione pervasiva di dispositivi elettronici intelligenti che modificheranno il modo di lavorare nell'industria,
il modo di lavorare anche nelle imprese che forniscono servizi, con impatti nella nostra vita che interessano ad esempio la domotica, cioè la vita nelle nostre case, la salute, come ho detto, la scuola e la fruizione culturale, l'intrattenimento, la logistica e il trasporto di persone e merci. Tutto questo chiaramente sarà possibile attraverso tecnologie basate su temi propri dell'ingegneria dell'informazione, come ha anche introdotto il professor Maggini, le reti di telecomunicazioni, i sistemi elettronici, la sensoristica intelligente, le tecnologie per la trasmissione dell'informazione, ma anche per l'analisi massiva di dati, come è stato accennato, tema noto anche con il nome di Big Data, ma importantissimo sarà anche la cybersicurezza e l'impiego di nuove tecnologie anche per lo scambio di valori, l'autenticazione di persone e sistemi e la verifica dei dati, come per esempio abbiamo visto recentemente con l'esplosione delle tecnologie basate sulle blockchain. Parallelamente a questi temi, un secondo importante protagonista della rivoluzione digitale è sicuramente la robotica e l'automazione. Sto quindi parlando in senso generale della progettazione di macchine per l'automazione totale o assistita, se vogliamo, di un vasto insieme di processi che avranno sicuramente impatto, ma già oggi lo hanno, sull'industria manifatturiera, ma anche in altri settori come la chirurgia, la robotica protesica, cioè delle protesi robotizzate, nell'assistenza alla persona, nuovamente logistica, trasporto merci e persone, ma anche con applicazioni in ambito della, ad esempio, della protezione civile e in ambito militare. Anche qui chiaramente abbiamo il massiccio impiego dei temi dell'ingegneria dell'informazione, con i controlli automatici, i sistemi elettronici, sensori ed attuatori intelligenti, ma anche con l'importante implicazione tecnica di aspetti progettuali ma legati alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Pensiamo al problema quindi, per esempio, di convivere o lavorare con robot, così come il problema per gli stessi robot dell'accumulo e approvvigionamento autonomo dell'energia. E infine, molto importante, come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale, che rappresenta un po', come è stato già detto, uno dei più recenti elementi di innovazione in questo percorso che è la rivoluzione digitale. Dal punto di vista ingegneristico, con l'intelligenza artificiale si intende, come abbiamo già visto, la progettazione di sistemi elettronici ed informatici per l'elaborazione dei dati e soprattutto per la decisione autonoma in tempo reale, secondo le scale dei tempi delle applicazioni in cui questa tecnologia è usata. L'intelligenza artificiale trova già oggi, ma lo avrà ancora più in futuro, impiego nell'identificazione e la profilazione di persone, oggetti, luoghi o processi, nella sorveglianza, ma anche in farmaceutica e chimica, per la progettazione di nuove molecole o l'analisi massiva dei dati, ad esempio in biologia, per lo studio del DNA, delle forme di vita, per i giochi, l'intrattenimento, nell'analisi finanziaria dei mercati, ma anche in settori fortemente connessi alla robotica, come ad esempio nella guida autonoma di droni e veicoli. Anche qui l'ingegneria dell'informazione ricopre un ruolo fondamentale con lo studio e progettazione di software, tecnologie per i big data, i cloud computing, acceleratori hardware, architetture di calcolatori con problematiche di sicurezza informatica, ma anche di modellazione matematica dei problemi e di analisi statistica dei dati. Bene, quali sono quindi le opportunità che la rivoluzione digitale offre ai matematici e agli ingegneri del domani? Quello che vediamo in questa immagine, se vogliamo, sono un po' gli ambiti
in cui si giocherà la partita, quindi nel modo di fare industria, con l'evoluzione e la nascita di nuovi servizi per persone, ma anche per processi complessi. Nei trasporti, ad esempio, con la guida semi-autonoma ed autonoma dei veicoli, nella sanità, ma, e il tutto ovviamente sarà inquadrato in un'ottica di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, conservazione delle risorse e degli ecosistemi naturali, e secondo schemi di economia circolare che necessitano della gestione avanzata ed efficiente dei progetti, dei processi produttivi ed organizzativi. Questo quadro chiaramente offrirà un vasto insieme di opportunità per i laureati del domani. Dal punto di vista tecnologico, parliamo anche di questo, cosa ha reso possibile la rivoluzione digitale? Ecco, in questa foto vedete l'ENIAC, un supercalcolatore della metà del secolo scorso che pesava ben 30 tonnellate, occupava una stanza di 9 metri per 30, ed era capace di eseguire migliaia di somme al secondo, dissipando una potenza di ben 200 kW, che sono grosso modo il consumo medio di potenza di 500 famiglie di oggi. Da allora il problema alla base della rivoluzione digitale è sempre stato un po' lo stesso: aumentare la potenza di calcolo, aumentare l'affidabilità dei sistemi di calcolo, e diminuire il consumo di energia e diminuire i costi. Da allora, come fortunatamente sappiamo, di strada ne è stata fatta, secondo dei processi di innovazione tecnologica che hanno permesso di seguire crescite esponenziali della potenza di calcolo, ma anche dell'abbattimento dei costi. In questa figura che vedete è riportata sulla scala logaritmica delle ordinate la potenza di calcolo espressa in MIPS, in milioni di operazioni elementari al secondo eseguibili da un processore, o se vogliamo la potenza di calcolo che è accessibile con una spesa di riferimento di $1,000. Ecco, il concetto che deve trasmettervi questa immagine è che nei prossimi decenni avremo a disposizione potenze di calcolo confrontabili con quelle del cervello di forme di vita evolute ed ad un costo decisamente basso. Questo, dal punto di vista pratico, significa poter distribuire un'enorme potenza di calcolo su miliardi di dispositivi che saranno in grado di svolgere compiti e fornire servizi sempre più avanzati e complessi. Si va cioè quindi verso la piena attuazione del concetto dell'internet delle cose che vi ho menzionato precedentemente. Cancello questo, oh, scusate, vedete la presentazione sempre? Saltata forse, ecco. Sì, sì, la vediamo. Ecco, scusate l'interruzione. Allora, lo sviluppo esponenziale delle prestazioni di calcolo che abbiamo visto è stato accompagnato da un continuo processo di miniaturizzazione tecnologica, oggi capace di condensare in un singolo transistor, in un singolo circuito integrato, un numero di transistor decine di milioni di volte superiore a quello che era possibile 50 anni fa. Il transistor, per chi non lo sapesse, è il dispositivo elementare a semiconduttore che sta alla base di ogni circuito elettronico moderno. Molto suggestivo è questo grafico che riporta la cosiddetta legge di Moore, che è chiamata legge, ma in realtà fu una previsione euristica formulata nel 1965 da Gordon Moore, che è uno dei fondatori di Intel, che conosciamo per la produzione di processori per i nostri computer, che profetizzò che il numero di transistor integrati in un chip sarebbe raddoppiato ogni 2 anni. In effetti, come mostra questa immagine, la tendenza fino ad oggi è stata molto aderente alla previsione. Ora, per dare qualche ordine di grandezza, i processi tecnologici odierni sono in grado di fabbricare transistor realizzati modellando la materia
alla scala nanometrica, cioè con dimensioni confrontabili con la miliardesima parte di un metro. Secondo i più recenti programmi industriali, l'innovazione ci porterà a realizzare transistor di dimensioni confrontabili con quelle di una decina di molecole elementari. Ma come vedete, già oggi operiamo su geometrie che sono decine di volte inferiori a quelle di un virus, per esempio, come il coronavirus che purtroppo conosciamo molto bene. Stiamo quindi vivendo una sfida tecnologica che già in questi anni, ad esempio sugli smartphones, come vi ha precedentemente mostrato Stefano, sta lavorando non solo sull'aumento della potenza di calcolo per dispositivo, ma anche sulla miniaturizzazione delle interfacce dell'elettronica verso il mondo fisico reale, ovvero i sensori che sono distribuiti sui dispositivi. Bisogna un po' pensare che senza sensori non avremmo dati dal mondo fisico. Qui vedete ad esempio un accelerometro triassiale simile a quello che avete sul vostro cellulare, della dimensione di un centinaio di micron, che è circa lo spessore di un capello, poco più, e che misura l'accelerazione nello spazio a cui è sottoposto l'oggetto su cui è montato questo accelerometro. Dispositivi come questo sono necessari in molte applicazioni, come per esempio il controllo di droni, veicoli, bracci robotici, ma anche per la stabilizzazione delle immagini nelle telecamere o per, ad esempio, applicazioni più semplici come sistemi antifurto. Questi sono esempi di dispositivi realizzati direttamente in silicio, lavorato in modo tale da poter sfruttare su scala micrometrica le deformazioni, ad esempio, a cui sono soggette in presenza di accelerazione le strutture di cui è composto. Il vantaggio ovviamente è quello di poter integrare il sensore direttamente sui circuiti di elaborazione dei segnali acquisiti dal mondo reale, ottenendo quindi dispositivi ad ingombro minimo ed a costo ridotto. In generale, la miniaturizzazione delle elettroniche e dei sensori offre anche, se vogliamo, scenari un po' futuristici di potenziamento umano attraverso, ad esempio, protesi per il superamento di disabilità, ma anche per l'estensione sensoriale dell'uomo, accedendo alla cosiddetta realtà aumentata. Qui vedete ad esempio alcuni ambiti applicativi su cui è concentrata oggi l'industria, interessando sensi come la vista, il tatto, l'olfatto, ma anche altri aspetti legati al monitoraggio della salute o dello stato in generale delle persone. Ecco, in conclusione, tornando al quadro introduttivo che vi ho presentato, dobbiamo un po' pensare alla rivoluzione digitale come ad una vasta infrastruttura tecnologica che sosterrà in modo crescente, sia in modo diretto che indiretto, il mondo del lavoro dalla grande industria alla piccola impresa. Quindi il modo di fare industria, il tipo di servizi, alcuni settori chiave come quello dei trasporti e della sanità, così come le sfide che pongono temi come la sostenibilità ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici, ecco, tutto questo chiaramente offrirà veramente un vasto insieme di opportunità lavorative per gli ingegneri e matematici del domani. Nei prossimi anni, e concludo, in Europa e in Italia ci sarà un forte fabbisogno di queste figure professionali su tutto il territorio ed in modo trasversale rispetto alle vocazioni produttive dei territori. Come riportano i più recenti dati che vedete, elaborati dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nei prossimi anni in Italia è previsto all'anno un deficit di 9.000 ingegneri e 3.000 laureati in indirizzo scientifico e matematico. Ecco, quindi vorrei davvero spendere quest'ultimo minuto invitando le ragazze e i ragazzi di oggi a cogliere le opportunità che hanno davanti, comprendendo che è possibile per loro veramente diventare protagonisti del nostro futuro e con soddisfazione.
Il mio suggerimento è quello di seguire le nostre attività di orientamento in modo da apprezzare al meglio quello che l'Università di Siena ha da offrire, spesso ad alti livelli, più noti forse anche fra gli addetti ai lavori. Un particolare invito è rivolto alle ragazze che sempre più stanno intraprendendo ottime carriere in imprese e pubbliche amministrazioni, ma purtroppo devo dire che sono ancora troppo poche le ragazze che hanno forse un approccio timoroso, soprattutto verso l'ingegneria, in un modo secondo me ingiusto e penalizzante, soprattutto per loro, ma anche per il nostro paese, che ha un grande bisogno anche di loro per costruire un futuro migliore e più equilibrato anche nella rappresentanza di genere. Grazie per l'attenzione. Ora invitiamo il professor Bocci. E aspetto che tolga la condivisione, Tommaso. Sì. Ok. Si dovrebbe. Si vede, no? Sì. Ok. Allora, buongiorno a tutti, siamo quasi all'una, quindi cercherò di fare veloce anche così dare spazio poi alla studentessa. Mi presento, sono Cristiano Bocci, sono un professore associato, questa volta di geometria, quindi io sono un matematico, mi occupo per quanto riguarda la didattica di geometria analitica alla triennale e di multilinear geometry nel corso magistrale di Apply Mathematics, un corso, questo si chiama multilinear geometry, ma facciamo anche ricostruzione di immagini tramite la geometria. E la mia ricerca è una ricerca principalmente pura, che si basa su geometria algebrica, geometria tropicale, combinatorica, algebra commutativa e statistica algebrica. Non vi parlerò proprio di questa mia ricerca perché, essendo pura, è un po' complessa e purtroppo richiede, per capirla, almeno un biennio universitario. Ma ho piacere di parlarvi di un progetto interdisciplinare che ho fatto nel mio dipartimento, inizialmente con due ingegneri che sono andati a Forte, Alessandro Pozzebon, e anche con un geologo dell'Università di Pisa, che è Duccio Bertoni, e un successivo lavoro che sta andando avanti sempre con Alessandro Pozzebon, con un altro ingegnere Stefano Parrino e con uno statistico dell'Università di Genova che è Fabio Rapallo. Ed è un approccio geometrico per lo studio dei volumi, la misurazione dei volumi delle masse granulari. Questo perché è interessante? Perché ci sono molti scenari in cui questo è utile. Ad esempio, per fare delle valutazioni riguardo alle quantità di materiali immagazzinabili, oppure per le valutazioni riguardo scioglimento di ghiacciaio, per quanto riguarda l'erosione delle coste. Ecco, queste sono alcune foto di alcuni esperimenti che hanno fatto Pozzebon e Parrino sulla spiaggia, quindi ci sono queste aste che sono dei sensori che mandano dei dati di misurazione, poi vedremo come, a una centralina, qui si vede la centralina che riceve i dati da tutti i vari sensori. Quindi quello che fondamentalmente uno ha sono, immaginiamo di aver disposto questi sensori su una griglia anche lunga, tipo 20 metri per 20 metri, disposti a griglia perché chiaramente è più comodo avere i vari sensori equidistanziati. Quello che noi abbiamo è, diciamo, le misure di dove finisce la sabbia, se siamo nel caso della sabbia, e quindi le varie altezze della sabbia in quel punto. E quello che chiaramente possiamo supporre è che ci sia una specie di superficie, questa colorata, che passa per questi punti. Chiaramente sarebbe bellissimo avere l'equazione di questa superficie, perché se noi avessimo proprio l'equazione, chiamiamo z uguale fxy, di questa superficie, allora il volume sottostante a questa superficie si calcola facile, è un doppio integrale in dx e dy di questa funzione.
Purtroppo noi non conosciamo questa equazione, perché, ripeto, noi conosciamo solamente queste altezze. Allora, un altro approccio potrebbe essere trovare una superficie che passa per questi punti e, utilizzando delle tecniche di analisi numerica, che siamo ad esempio le formule di cubatura, ne ho scritta una qua sotto, in cui questo integrale, quindi il volume effettivo, viene approssimato da questa formula con questa sommatoria. Il problema è che nelle formule di cubature questi WI, che sono, diciamo, i rettangoli sotto alla base, vengono spostati per trovare le misurazioni che meglio approssimano questo volume. E chiaramente questo non possiamo farlo, perché una volta abbiamo piantato il sensore nella sabbia o nella neve, non è che possiamo andarlo a spostare per fare le misurazioni ogni volta che cambia il sopra. Quindi dobbiamo sfruttare un approccio che è diverso. Tra l'altro, ecco, fare un integrale richiede calcoli, sì, i miei colleghi hanno parlato di quanto i calcoli sono veloci nei nostri computer, però l'idea di questa modellizzazione, di questi esperimenti, è di utilizzarli in campo pratico con dei microcomputer, ad esempio Arduino, Tensi, ne avrete, penso, sicuramente sentito parlare. Ecco, sono microcomputer, quindi hanno una potenza di calcolo un po' più limitata, quindi vogliamo evitare di usare formule molto complicate, tipo che ci derivano dall'analisi numerica, all'uso delle spline, dell'interpolazione cubica e così via. E lo stesso di fare in integrali. Quindi vogliamo fare conti veloci, formule semplici. Questi sono tre possibili scenari di misurazione: montare dei sensori che con delle aste graduate, quindi inviano il segnale dell'altezza, come vi ho detto prima. In questo caso sono sensori di pressione, quindi prendono, misurano la pressione in quel punto e quindi valutano, tarati chiaramente prima, l'altezza, oppure, questo va bene solo per i casi al chiuso, se vogliamo, ad esempio per dei granai, dei sensori ad ultrasuoni posti sul soffitto. Per cercare di trovare un modo per calcolare questi volumi, avendo solo queste altezze fornite da uno di questi tre metodi, ci basiamo su una teoria matematica che è la teoria dei politopi. Politopi non sono altro che delle figure convesse poliedrali come queste che vedete in figura. Quindi che cosa facciamo noi? Beh, andiamo a prendere i nostri punti delle altezze, gli asterischi, e cominciamo a unirli fra di loro. Questo in teoria dei politopi si chiama una triangolazione. Qua ho provato a mettere la figura un po' girata, vista da alcuni punti diversi. Ora, possono succedere due cose. Io ho queste quattro altezze. Chi mi dice che devo aggiungere questo segmento o che devo aggiungere questo segmento? Beh, in realtà questo si potrebbe verificare facilmente. Prendo il punto medio di due segmenti che sono opposti, di due vertici che sono opposti, e calcolo quale dei due punti medi è più basso o più alto, e mi dice quindi in quale delle due configurazioni sono. Beh, noi invece, diciamo, ce ne siamo fregati e l'abbiamo presi tutti e due. Ora, il volume di un oggetto in questo modo è facile da calcolare. Questo, chiamato V1, è l'area di base, che nel nostro caso è un quadrato, moltiplicata per questi due termini. E questa qui chiaramente sarà simile, e chiaramente quello che cambiano sono i termini qua dentro, perché derivano da queste triangolazioni. Ora, se io prendo entrambe le misurazioni, chiaramente ho due volumi diversi, mi aspetto qui di avere un volume maggiore, qui di avere un volume minore. Bene, faccio la media, quindi vuol dire prendo la somma dei loro due diviso 2, e mi viene questa formula. Perché? Perché ognuno di questi valori IJ, che sono le misure dei miei sensori, appare tre volte. Apparirà due volte in una formula e una volta in uno. Tutte le volte diviso per 3, ma chiaramente 3 diviso 3 diventa 1, e quindi la formula diventa molto semplice. Allora, questo l'ho fatto su un pezzettino della mia griglia. Se vado avanti, lo faccio su tutta la griglia, alla fine la mia stima di volume approssimato altro non è che questo. Dove questa formula è data, n, l è la lunghezza del lato, n è il numero di quadrati che avrò nella mia griglia. Abbiamo fatto alcune simulazioni con delle superfici
fittizie fatte in laboratorio, ma che rappresentano, diciamo, determinati aspetti diversi di una spiaggia, quindi più vicino al mare, più una mente va verso la pineta e così via. E abbiamo fatto anche delle simulazioni in questo senso. Simuliamo che tutta la mia superficie si alza di un millimetro per volta e quindi è, diciamo, nel grafico quello che vedete in verde. Cosa succede? Per questo primo modello, per questa simulazione, avevamo utilizzato i sensori ad asta, che purtroppo hanno un errore di lettura di 5 centimetri. Quindi tra un 5 centimetri e un 5 centimetri lui legge sempre lo stesso dato. E infatti questo è riscontrato nel grafico in rosso, in alcuni punti lui continua a leggere sempre lo stesso valore, si vede ad esempio qui o qui. E tanto per questa superficie va abbastanza bene. Se vedete questa, la situazione è molto più drammatica. Qui lui, anche se io aumento la sabbia, lui non riesce, il mio modello non riesce a trovare una lettura, una variazione nella lettura del volume, e questo chiaramente non va bene. Allora, con un mio studente, Marco Benini, nella sua tesi di laurea abbiamo studiato due altri modelli, abbiamo aumentato nel modello cosiddetto B2, abbiamo aumentato doppio sensore su ogni punto della griglia e calcolato quella media, oppure nel modello B4, quattro sensori nei nodi interni di cui poi si prendeva la media. E in questo caso riusciamo a ottenere una migliore lettura per quanto riguarda la variazione di volume. Ora c'è da dire questo: noi avevamo simulato che, ok, in verde c'è questo innalzamento di tutta la superficie, quindi tutta la sabbia, in rosso era la lettura con la scalatura, col problema di lettura dei 5 centimetri, in blu c'è il nuovo modello. Beh, sembra che non funzioni molto bene, ma abbiamo simulato di utilizzare meno sensori rispetto al modello in rosso. Quindi se il modello in rosso è fatto per una griglia 5x5, il modello in blu è fatto per una griglia 3x3. Quindi avendo meno sensori mi aspetto molto più errore. In realtà questo perché noi, io, il mio studente, pensavamo in quanto matematici che era un costo eccessivo aggiungere sensori. In realtà non è un problema, perché quello che succede è che, cos'è che è il costo? Il costo è una centralina che manda il dato. Quindi averci un solo sensore qui o avercene quattro, sempre di una centralina ho bisogno. Quindi questo andrebbe rivisto con un numero maggiore di sensori. Questi modelli poi li abbiamo verificati dal vivo, qui siamo con Alessandro Pozzebon e Stefano Parrino, abbiamo fatto una simulazione in laboratorio, quindi con qualche quintale di sabbia, che sembra piccina questa griglia, ma per riempirla un po' di quintali ci vogliono, prendendo poi le misurazioni e vedendo che in effetti quello che otteniamo come misurazione delle variazioni di volumi è sensato, quindi creando poi delle misurazioni delle forme sotto, che noi abbiamo chiamato a monte, a cornice, a seconda dello shape che davamo alla sabbia sotto, e poi sopra con questa rete elettrosaldata abbiamo provato i tre modelli diversi, facendo vedere come in effetti il modello B2 e il modello B4, quelli con più sensori, ci danno delle stime che sono in effetti migliori. E quindi, ecco, ho presentato questa ricerca perché è interdisciplinare, quindi questo ci dice anche che non è vero che i matematici, ingegneri, fisici, geologi, ognuno lavora per sé nel suo campo, ma è anche molto bello quello che c'è all'interno dell'università, cioè la collaborazione tra settori diversi per portare avanti la ricerca di base e ricerca applicata. Questo, vi ringrazio per l'attenzione, con una foto di quando abbiamo cominciato un po' a scherzare con questa lettiera gigante, e lascerei la parola alla studentessa, che la posso presentare io. Federica Cenni si è laureata con me sia la triennale su una tesi su basi di Grebner per poliomini bilanciati, che sarebbe diciamo algebra commutativa, poi si è sempre laureata con me alla magistrale per quanto riguarda invece una tesi
sui tensori per la statistica algebrica, sui modelli di Rather Agreement, e già lavora per la GFT come sviluppatrice ETL, e secondo me è una bella testimonianza la sua, anche perché è stata assunta durante il lockdown, che ancora c'aveva da laurearci, ma lascio la parola a lei, così ne parla lei. Buongiorno a tutti, grazie professore. Io sono Federica e mi sono laureata qui a Siena sia in matematica in triennale che in magistrale, come accennava il professore. Ho deciso di studiare matematica principalmente perché non ero decisa su quello che avrei fatto in futuro, se avessi voluto continuare con un dottorato o che io volessi entrare direttamente nel mondo del lavoro. E in realtà, proprio come diceva il professore, io sono stata assunta appena prima di iniziare la tesi. Sono una sviluppatrice ETL in questa azienda GFT. ETL che cosa vuol dire? In inglese sta per Extract, Transform e Load. Quello che faccio è principalmente lavorare con database, quindi io estraggo informazioni da più sorgenti, li elaboro, trasformo, che può significare filtrare i dati, modificarli e poi caricarli su delle tabelle piuttosto che su file. Utilizziamo diverse tecnologie, quelle principali sono DataStage, che è un software IBM, e vari programmi per sviluppare query SQL. Per quanto riguarda il linguaggio SQL, ci serve per creare le tabelle su cui trasferire dati o estrarre dati, e per, in fase di test, per interrogare queste tabelle, per assicurarci che tutto sia come richiesto dal cliente. Mentre DataStage è un software che effettua le tre principali azioni di quello che devo fare io, quindi estrarre dati, trasformarli e poi caricarli sul database. I progetti che seguo si possono suddividere su due principali categorie, application maintenance e evolutive. Quando si parla di evolutive, parliamo di progetti nuovi, quindi dobbiamo creare tutto da zero. Mentre quando parliamo di application maintenance, noi dobbiamo risolvere problemi che ci vengono segnalati dal cliente su progetti già esistenti. Cosa c'entra la matematica con tutto questo? C'entra molto il problema, il modo di approcciarsi al problema, il modo di ragionare e di effettuare le varie logiche. Logiche che vengono utilizzate soprattutto nella fase di trasformazione dei dati. Utilizziamo comunque anche altre tecnologie, come per esempio PuTTY, che sfrutta il linguaggio Unix, e questo viene usato principalmente per scambiare dati tra varie macchine. Essendo il linguaggio Unix più veloce, ci conviene. E non so, diciamo, questo principalmente è il lavoro che faccio. Se ci sono domande in generale su perché matematica, non so. Avete domande? Chiediamo ai ragazzi che sono in classe, ma anche a quelli che sono a casa. Niente. Nessuno ha domande? No. Allora, se non ci sono domande, vorrei solo aggiungere un'informazione, poiché è stato più volte ripetuto la disponibilità ad aprire i nostri laboratori, le nostre strutture universitarie. Vorrei ricordare a tutti i docenti